Per tutta la settimana, come sfida, ho deciso di svegliarmi alle 5 del mattino. Essendo in quarantena da circa 2 mesi, ero alla ricerca di nuove sfide e nuovi stimoli. E quindi alla fine ho deciso di fare questo esperimento su me stesso per un attimo rivoluzionare la mia routine, ma in più anche cercare di capire se era possibile guadagnare delle ore in più della mia vita. Da studente universitario investo tante ore della mia giornata sui libri. E quindi con questo esperimento volevo capire, per poi anche condividere con questo video, i benefici e gli svantaggi della sveglia alle 5. Allora, proviamo a fare questo esperimento e speriamo di non collassare o di avere qualche problema. La sveglia l'ho impostata. In ogni caso, dai, vedremo come andrà e noi ci aggiorniamo forse anche direttamente domani mattina. Adesso finisco di fare colazione, mi bevo il mio caffettino e iniziamo a fare qualcosa. In questo momento sono le 6 del mattino, però effettivamente già da adesso sono operativo, posso lavorare. Questa cosa è veramente fantastica. Nonostante sia andato a letto tipo alle 11, quindi all'incirca ho dormito 5 ore e mezza, il primo risveglio è andato alla grande. E onestamente vi devo dire che il primo giorno avevo grande energia, grande voglia di cominciare questa sfida, quindi ero super motivato anche dal fatto che stessi facendo un video. E quindi probabilmente questo mi ha dato quell'adrenalina, quell'energia in più per svegliarmi in maniera lucida e cominciare al meglio la giornata. Anche perché fate conto che io alle 6 del mattino ero già operativo. Ho programmato, ho editato un video, ho studiato, ripassato e fate conto tipo già alle 10 del mattino avevo fatto tutte le cose che avrei fatto normalmente in una mattinata. E quindi effettivamente stava funzionando, ero più produttivo e in più avevo anche guadagnato delle ore in più della giornata. Buongiorno, è il giorno 2. Onestamente oggi è stato abbastanza difficile svegliarsi. Ci è voluta grande forza di volontà perché il desiderio di stare sul letto. Però poi ho detto no, dai, fammi fare questa sfida, fammi continuare e quindi mi sono svegliato. Nel secondo giorno dormo sempre più o meno 5 ore e mezza e nonostante un risveglio abbastanza problematico, poi la giornata scorre tranquillamente. E per il primo e secondo giorno sembrava andare tutto alla grande, dormivo poco, ero super produttivo e in più alla sera riuscivo anche a dedicare delle ore allo svago. Però purtroppo dopo il secondo giorno iniziano i problemi. Buongiorno e oggi purtroppo devo dire che non sono riuscito a svegliarmi alle 5. Infatti poi alla fine mi sono svegliato alle 6 perché posticipavo la sveglia. Mi sentivo veramente stanco e sentivo proprio il bisogno di dormire di più. Secondo me stavo effettivamente pagando pegno di tutte le ore di sonno perse nei giorni precedenti. Fate conto che sotto agli occhi mi stavano spuntando le occhiaie e poi tipo in viso ero tutto arrossato. Io poi ho interpretato questi sintomi come un messaggio del mio corpo che mi stava dicendo: ehi guarda, stai dormendo poco, c'è qualcosa che non va e devi recuperare. E a favore anche di questa tesi vi dico che nel terzo giorno sì, sono stato produttivo perché comunque sono riuscito a completare tutte le cose che dovevo fare. Però come altro problema è che tutto il giorno ero tipo anestetizzato o comunque non ero al 100% lucido e questo secondo me impatta nella produttività, nel senso sì, riesci a fare le cose però le fai tipo da automa e non hai 100% facoltà di quello che stai facendo e specialmente nello studio che è comunque un'attività dove dobbiamo riflettere, dove comunque dobbiamo utilizzare maggiormente la nostra testa e il cervello, beh, essere lucidi è veramente importante. E quindi se io non sono lucido per tutto il giorno, anche se diciamo che ho fatto gli esercizi, ho fatto quello che dovevo fare, però la qualità del mio lavoro è molto più scarsa. Ed ero così stanco che già alle 9:15 la sera sono andato a letto. E può sembrare strano, ma questa cosa ha rivoluzionato l'intera sfida. Giorno 4. Ho trovato la soluzione praticamente, cioè devo andare a letto presto, perché tipo ieri sono andato a letto alle 9:30 e oggi mi sono svegliato tranquillamente come un fiore, spettacolo veramente. Vi giuro, una sensazione completamente diversa rispetto agli altri giorni. Il fatto di andare a letto alle 9 e quindi sostanzialmente dormire di più mi ha fatto capire quanto sia importante il sonno e di quanto anche sia stato stupido a rinunciare a delle ore di sonno. E mi sono reso conto di quanto il sonno abbia un impatto sia in positivo ma anche in negativo sulla nostra produttività. Però onestamente da questo sbaglio poi alla fine ho imparato una lezione molto importante. In realtà per dovere di cronaca vi dico che ci sono persone che hanno determinate caratteristiche genetiche che riescono tranquillamente a dormire tipo 4
5 ore a notte, tranquillamente senza alcun problema. Nel mio caso non è così e onestamente nel mio caso per essere lucido e comunque attivo per tutta la giornata devo dormire almeno 8 ore a notte. Da universitario ho bisogno quando studio di essere concentrato e quindi non me ne faccio niente di qualche ora in più se poi per tutto il giorno sono rincoglionito. E quindi finché parliamo di studio sostengo assolutamente che la qualità delle ore di studio è superiore alla quantità. Buongiorno, 5 del mattino, tempo di fare un attimo colazione e siamo già operativi. Se voglio svegliarmi alle 5, però mantenendo queste 8 ore di sonno che per me sono fondamentali, poi alla fine devo andare a letto alle 9 di sera. E alla fine non è che recupero delle ore in più della giornata, ma semplicemente rivoluziono i miei ritmi e quindi andando a letto presto poi mi posso svegliare alle 5 del mattino. Perché comunque per essere lucido devo garantire queste 8 ore di sonno. E quindi andando a dormire alle 9 cosa faccio? Rinuncio a delle ore di svago alla sera per poi reinvestirle il giorno dopo svegliandomi alle 5 del mattino e facendo qualcosa di produttivo. E comunque superata la questione, la sfida poi alla fine l'ho completata tranquillamente e anzi vi devo dire che un po' avevo anche pensato di prolungare la sfida per tutto il mese. In ogni caso, sono stato più produttivo? La risposta è sì, perché semplicemente rinunciando alle ore di svago di sera mi svegliavo presto e quindi cominciavo già da subito ad essere produttivo per tutta la giornata. E forse è stata una delle mie settimane più produttive in assoluto, perché ho studiato tantissimo, mi sono preparato per gli esami, in più ho anche registrato tantissimi video, perché onestamente avevo tanto tempo a disposizione da dedicare ai miei progetti. E per farlo ho dovuto rinunciare magari a dei film su Netflix, o magari a una giocata alla PlayStation, o magari ho rinunciato a una lettura di un buon libro. Comunque attività di svago ricreative che mi permettono di staccare la testa dalle cose importanti e le cose serie. Però secondo me sono delle attività molto importanti perché comunque influiscono sul mio morale. Sono comunque dei tempi che mi alzano il morale, che comunque mi fanno stare bene, mi rilassano e mi permettono di staccare la testa. E a volte veramente staccare la testa e magari deconcentrarsi da cose importanti per un piccolo momento poi magari aiuta ad essere più produttivi nel futuro. E secondo me è assolutamente giusto autoricompensarsi dopo aver fatto magari dei sacrifici, dopo magari aver accumulato stress, dopo una giornata super produttiva. E onestamente vi devo dire che se non avessi avuto la motivazione della challenge o comunque la sfida, onestamente non so se sarei riuscito a completare la sfida, perché comunque secondo me è importante trovare una motivazione, trovare il perché noi ci vogliamo svegliare alle 5 del mattino. Se abbiamo un buon motivo, bene, lo facciamo. Però onestamente se non avessi avuto un buon motivo per farlo, difficilmente sarei riuscito a completare la sfida. A proposito di questo, sostengo che magari questo stile di vita alternativo con la sveglia alle 5 possa applicarlo temporaneamente al bisogno. Non lo so, magari per 2-3 settimane ho bisogno di dedicare più ore della giornata magari a dei progetti importanti, o non lo so, magari devo studiare per un esame e ho bisogno proprio di queste ore in più della giornata, e rinunciare a delle ore di svago che per me sono molto importanti per un qualcosa che poi nel lungo termine mi porta più beneficio, bene, allora dico ok, il sacrificio temporaneamente per me va bene perché nel lungo termine avrò un grande beneficio, però in questo momento faccio questo sacrificio e rinuncio a delle ore di svago. E quindi utilizzare questo stile di vita alternativo in casi eccezionali. E onestamente un ritmo del genere, se prolungato nel quotidiano, almeno per me avrebbe un impatto negativo specialmente sul mio umore e quindi poi sulla mia produttività. In più vi dico che la sveglia alle 5 secondo me è troppo rigida, cioè fate conto che neanche c'è il sole. Almeno per me un orario perfetto per svegliarsi è tipo intorno alle 6 e mezza, alle 7. Già c'è il sole e in più è il tempo per svegliarmi con calma, fare tranquillamente colazione, rilassarmi un attimo e già alle 8 essere operativo. E per me va bene così e non ho bisogno di altro. Paradossalmente questo esperimento mi ha aiutato tantissimo a capire quali sono i miei ritmi e quali sono le mie esigenze. E se magari siete interessati ad approfondire su voi stessi questa tematica del sonno, beh, vi consiglio di provare questa sfida per una settimana perché veramente vi aiuta a capire tante cose. E soprattutto è una questione di pesi e contrappesi, sperimentando e sbagliando anche riuscite a capire quali sono le soluzioni più efficaci per voi. Inoltre, se magari avete riflessioni, domande, fatele tranquillamente nei commenti che a me fa molto piacere. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo prossima settimana con un nuovo video.